Allora, venerdì nevica. Tifi per la neve o preferiresti giocare domenica? Io preferirei giocare, però è chiaro che oggettivamente rispetto a loro noi abbiamo una partita, un turno infrasettimanale in più, anche se rispetto alla partita di Fano abbiamo cambiato 5 giocatori, però comunque anche come impegno mentale queste due partite si fa sentire sia quello mentale che fisico, però dovessimo giocare saremmo anche pronti alla grande, insomma. Certo, qualche vantaggio in più loro ce l'hanno, nel senso che hanno una settimana in più di recupero rispetto a noi, questo è un dato In ogni caso oggettivo. poi venisse rimandata, probabilmente sarebbe rimandata Ah, infrasettimanale. sicuramente sì, ma lì sai, hai le stesse difficoltà, perché comunque tutte e due giochiamo la domenica e tutte e due giochiamo mercoledì, come è successo col Rimini. Temi di più la fatica fisica oppure pensi che l'entusiasmo possa sopperire a questo? Questo l'entusiasmo sicuramente, la consapevolezza di essere in una posizione di classifica stimolante, questo anche sicuramente, vuol dire molto questo, anche perché secondo me in queste situazioni probabilmente la fatica si fa sentire un pochino di meno, però insomma, come ho detto prima è oggettivo che noi in una settimana facciamo 3 partite. Aver avuto tutta la rosa a disposizione, aver potuto ruotare gli elementi, comunque è un po' quello che ti sei sempre augurato in queste situazioni, quindi tutto sommato. No, beh, io sono molto contento, ma quando ho avuto delle risposte importanti, anche da parte di quelli che giocavano di meno, tipo adesso mi viene in mente Cipo Scappone, che è un po' magari che non giocava, dopo verso la fine ha fatto un po' fatica, però io da questo punto di vista onestamente non avevo dubbi, perché i 5 che hanno giocato domenica, compreso 6 bergamaschi, compreso Filippi che non c'era, Ferri, non è arrivato, per me sono titolari come sono gli altri. Credo che queste due partite lo abbiano ampiamente dimostrato. Il Quindi, titolare Sozzi non adesso è un periodo che sta giocando di meno, però non è un titolare, non era titolare Mourinho quando non giocava. alla luce di questo, se si dovesse anche giocare domenica, tu da questo punto di vista non hai grosse No, preoccupazioni. non ho la preoccupazione di chi giocherà, che risposte mi darà. Ho la preoccupazione che chi giocherà comunque. Lo stesso Mordini che ha giocato domenica, ha riposo mercoledì, ma mercoledì ha fatto un tempo, insomma, non è la stessa cosa, è sempre comunque un impegno, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale, però non è che per noi può essere un alibi questa cosa qui, se c'è da giocare giochiamo convinti di fare la nostra partita, non è che pensiamo adesso ma siamo stanchi, assolutamente no. Renata, l'andata era stata forse una delle migliori, dopo i primi 20 minuti, forse una delle migliori prestazioni che avete fatto nel girone d'andata. Però che squadra ti ricordi magari allora con due attaccanti Renate forti? ci mise in difficoltà i primi minuti, diciamo più che altro nelle chiusure, che noi sbagliavamo i tempi, anche perché mi pare che mancassero alcuni giocatori, giocava adesso non mi ricordo se Sabato Centrale, uno dei tre difensori, per cui eravamo, esatto, mi ricordo, per cui facevamo fatica a chiudere sugli esterni come solitamente non facciamo, però ci misero in difficoltà nell'uno contro uno, e io mi ricordo che rivedemmo anche la prestazione, non è che non c'eravamo, addirittura nei raddoppi, soprattutto Zanetti era riuscito ad andare via, questo non dipende da, avevamo fatto male alcune cose, però onestamente tranne una parata che fece Ginestra, non mi pare che adesso hanno avuto grandi occasioni. Noi siamo stati bravi ad essere pazienti, avevamo preparato la partita soprattutto con Melandri largo a destra, perché sapevo che il loro difensore era molto più lento di lui, tant'è vero che da quella parte facevamo la differenza. E poi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni che abbiamo avuto. Infatti, avevamo una partita intelligente.
Questa è la squadra meno, secondo me, meno valutata del campionato, perché nessuno parla del Renato, però loro da inizio campionato sono sempre nelle prime sei, quindi questo dà più valore alla vostra, alla vittoria del Forlì, però è un avversario difficile, insomma. Assolutamente, la Renato era perché domenica 4 gol nella Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta mi sembra che, tolta la partita che hanno perso a San Percangelo, stava facendo un ottimo campionato dopo un avvio difficoltoso, è vero che ha cambiato diversi giocatori, ha cambiato allenatore, però stavano facendo bene, quindi evidentemente dei valori li ha preso due giocatori, secondo me, che per la categoria sono due ottimi giocatori. Brighenti e Zanetti sono due ottimi giocatori, poi a favore loro gioca il fatto che hanno giocato l'anno scorso assieme alla San Bonifacese, una squadra che era retrocessa in C2 e mi sembra che abbiano fatto diversi gol, quindi evidentemente. Sono quelli che ha segnato di più, 29 gol su 43 ne hanno fatti loro due. Quindi sono loro il pericolo maggiore. Assolutamente. Ascolta Pietro, cosa hai provato domenica mercoledì pomeriggio entrando in sala stampa quando sei stato accolto dall'applauso? Era una grande soddisfazione, credo che sia un applauso diretto a me, ma è esteso a tutti i miei giocatori. È una grande soddisfazione perché abbiamo fatto una grande partita, ci tenevamo a vincere questo derby che in casa non si vinceva da tanto tempo. Sapevamo l'importanza della posta in palio, sapevamo che se avessimo vinto avremmo occupato delle posizioni di classifica interessanti e credo che esserci riusciti vuol dire che abbiamo proprio la mentalità giusta, perché non ci siamo fatti prendere dal nervosismo, dalla frenesia, siamo stati anche abbastanza calmi nel fare le nostre cose. Una volta sbloccato il risultato nel doppio vantaggio siamo stati bravi a gestirlo, quindi credo che l'applauso sia stato veramente un riconoscimento a quello che questa squadra sta facendo, ma non solo da quest'anno, da diversi anni. È sempre più marcata, almeno statisticamente, l'influenza che ha Melandri su Forlì, nel senso che almeno i numeri dicono che finché c'era lui eravate primi in classifica, poi si è fatto male, avete avuto un calo di risultati, forse anche in qualche caso di gioco, poi è tornato e siete di nuovo lì in playoff. È un caso secondo te? Forse no? Insomma, come... No, cioè, a parlare del caso, sulle questioni, dopo se ci sono dei problemi, non so se pensi al caso, no? Ci sono dei dati che sono oggettivi, Melandri sia un giocatore importante per noi, credo che sia innegabile, ma come lo è Seba, come lo è Alex, già sono giocatori che finché ha giocato Filippi, è chiaro che Melandri è un valore aggiunto perché le caratteristiche che ha Melandri gli altri non le hanno, quindi magari per queste caratteristiche qui diciamo che nei giocatori davanti forse è l'unico che ha caratteristiche particolari di forza, di agilità, anche di fare gol perché la capacità di liberarsi dell'uomo è una facilità estrema, è difficile lasciare Melandri come è successo domenica nell'uno contro uno, se lo fai insomma è a così pericolo perché capisce i tempi di gioco, Melandri è sveglio, quindi... e anche a volte se parte in ritardo sulla palla ce l'aveva prima perché perlomeno nei 20 metri io ho visto pochi giocatori come lui, quindi è chiaro che non l'ho raggiunto, però il fatto che noi dalla sua uscita abbiamo avuto qualche difficoltà realizzativa in più, questo ci sta. È anche vero, nel senso che non nascondiamoci poi che il fatto che Melandri era capocannoniere quando è uscito dalla nostra squadra, quindi evidentemente qualche merito ce l'ha. Però è anche vero che in quel periodo abbiamo sbagliato molto davanti, abbiamo fatto diversi errori, purtroppo le nostre prestazioni sono coincise con dei risultati che non, secondo me, ci hanno penalizzato, meritavamo molto di più. Ma io mi viene in mente, tolta la partita dell'Alessandria che l'abbiamo persa, la stessa partita col Savona che con la Propatria abbiamo fatto 2-2 e potevamo andare in vantaggio per il tempo 2-1, mi ricordo abbiamo preso un gol su palla ferma a 30 secondi dalla fine, la partita col Venezia che sul 2-1 c'è stato negato un rigore talmente evidente che, e poi come l'abbiamo fatto al secondo tempo che abbiamo sbagliato, quindi c'è stato, è vero, un cambio, però più che altro di risultati. Dopo è evidente che se hai un giocatore che riesce a capitalizzare e finalizzare di più rispetto agli altri, Melandri sicuramente è un giocatore, perché è non giovanissimo, però è giovane, è un giocatore che secondo te ha una prospettiva diversa dalla Lega Pro. Secondo me, ti dico, io l'ho detto domenica, mercoledì sulla stampa, secondo me Melandri è un giocatore che da quando è qua è cresciuto molto sotto tanti aspetti,
era già bravo prima, secondo me ancora è migliorato ancora molto, quindi secondo me me la prospettive interessanti, io vedo onestamente. Deve migliorare ancora in tante cose, ma ha delle doti naturali che sono, non vedo in tanti giocatori. Tiglio, cambiando un attimo obiettivo, cioè passando dall'attacco alla difesa, reputi quella di mercoledì la miglior partita difensivamente parlando della tua gestione o ne ce ne sono state altre? Personalmente la difesa è stata fortissima mercoledì. Sì, è stata fortissima anche in considerazione del fatto che loro e Bemi sono una squadra che gioca molto su questi palloni lunghi, fa molto della fisicità una sua prerogativa. Noi siamo stati bravi, onestamente, in tutto l'arco dei 90 minuti non concedere, credo, neanche una parola d'oro, quindi evidentemente da quel punto di vista, dal punto di vista difensivo, siamo stati bravi, molto bravi, però secondo me siamo stati molto bravi anche quando abbiamo perso in casa con l'Alessandro, perché di fatto abbiamo concesso solo una passo da Ciolani. E mi ricordo il secondo tempo, in fase di transizione, cioè, quando perdevamo palla e nel recuperarla ci mettevamo 5 secondi, la palla era sempre nostra. Quindi, e la fase difensiva è anche quella. Quindi, no, abbiamo fatto altre partite, dove siamo stati a Bassano, per esempio, un'altra partita, cioè, dal punto di vista difensivo, tolto così l'infortunio che abbiamo avuto a un minuto dalla fine, a tempo scaduto, sono lì avremmo vinto la partita. E là c'era da considerare il fatto che giocavamo contro giocatori forti, per la categoria Gasparello, lo stesso Berrettoni, Longobardi. No, abbiamo fatto molte partite, secondo me. Dopo ci sono state delle partite dove abbiamo commesso degli errori individuali che ci sono costati troppo rispetto a quello che abbiamo sbagliato. Hai già, immagino, previsto i cambi per la partita di domenica, insomma. Evangelisti è uno che, avendo giocato le altre due, farebbe della panchina? Può essere, vediamo anche lui come sta. Ho visto che se non ero costretto domenica a fare determinati cambi, probabilmente l'avevo tolto prima perché ho visto che era stanco. Infatti mi stava guardando, mi dava la sensazione che fosse molto stanco. Quindi c'è da valutare anche la condizione del campo e tante cose. Forse si potrebbe pensare a avere, non so, mezz'ora, un tempo fresco piuttosto che... Però quella è una valutazione adesso che facciamo anche in considerazione di come stanno gli altri. C'è per esempio ad oggi Alex Bonaventura che ha subito un colpo ai gemelli, è molto gonfio, quindi anche lui sarà da fare una valutazione in questo senso. Però. Altri stanno bene? Ingegneri, una domenica aveva visto che zoppicava, che aveva preso una distorsione alla caviglia che aveva già presa, però a Ingegneri e a Rigoni c'è da crederci poco, adesso mi preoccupo di meno, ma credo, perché a un certo punto della partita Ingegneri zoppica e Rigoni fa stretching, quindi tutte le partite succede, allora all'inizio mi preoccupavo, adesso mi preoccupo meno, perché poi dopo hanno finito tutte la partita, quindi...